eccellenti, storie che lasciano il segno. Buon giovedì a tutti i nostri radioascoltatori, ben ritrovati a questo appuntamento con Eccellenti. Sono le 13.09 del 22 febbraio 2024. Il sole non ci sta particolarmente aiutando dopo delle giornate meravigliose, ma noi oggi il sole ve lo porteremo perché siamo in diretta con Edoardo Botaccin, direttore del Teatro Sociale di Rovigo. Hai appena compiuto un anno da questa nomina, vero? Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori, sì, poco più che un anno e qualche mese. Fantastico, allora dopo andremo a capire come ci si sente dopo un anno di attività in un teatro così fervido e pronto e prolifico di attività. E la prima domanda che ti faccio, la risposta è già scontata, ma è una domanda di rito: non è la prima volta che sei in radio tu? No, non è la prima volta che sono in radio. Quindi molte volte, ormai super pronto? Ormai sono pronto dalle interviste al telefono, dalle interviste in presenza. Insomma, mi fa sempre piacere, insomma, portare la voce del nostro teatro quanto più possibile in tutto il nostro territorio. Sempre una bella esperienza la radio, insomma, perfetto. E allora noi fra pochissimo andremo a raccontarvi le attività del Teatro Sociale, già a partire relativamente alla serata di questa sera, quindi la grande inaugurazione di in anteprima della mostra su Toulouse-Lautrec, e dopodiché andremo a parlare anche di tutte le attività che il Teatro Sociale ci offrirà nell'arco di questo 2024. Tante cose da raccontare, continuate a seguirci, adesso un pochino di musica, dopodiché ritorniamo in diretta insieme ad Edoardo. Ed eccoci quindi rientrati in studio. Edoardo, insomma, iniziamo intanto a conoscere te e poi andiamo a parlare delle varie attività che ci saranno e che animeranno il Teatro Sociale di Rovigo. Tu sei di origine trevigiana? Sei giovanissimo, vogliamo risvelare quanti anni hai? Sono 27. Perfetto. E come sei arrivato a Rovigo? Sono arrivato a Rovigo tramite concorso. Il Teatro Sociale ha questa bella abitudine di mettere a concorso a bando la direzione artistica del Teatro Sociale ogni triennio, quindi c'è stata una manifestazione di interesse pubblica alla quale ho risposto. Io arrivo da Parma, dove lavoravo alla Filarmonica Toscanini, dopo il percorso di studi, quindi ho risposto alla chiamata, ho fatto prima selezione, era sul curriculum, poi una selezione in presenza, quindi poi ho preso servizio. La tua passione per la musica, per la cultura, per l'arte in generale, perché alla fine il teatro è veramente arte, è a tutto tondo, da dove arriva? È stato un po' un colpo di fulmine quello per il teatro, nel senso che io ho il diploma in organo, quindi sarei musicista, oltre che ho poi studiato economia, ho fatto una scelta più manageriale, e sono stato poi fulminato da una voce, proprio una domenica in chiesa, quando ero molto piccolo, e sono stato invitato a teatro da questo tenore che aveva vinto il concorso Toti dal Monte a Treviso con l'Elisir d'Amore, sentita la prima opera, che rimane poi per me il titolo che amo di più, che è l'Elisir d'Amore di Donizetti, appunto, e c'è stato un rapimento proprio dalla dimensione del teatro, e da lì è cominciata questo amore viscerale che non ti stacchi più poi. È proprio così. E come sei riuscito poi a combinare, che in realtà anche la musica è matematica fondamentalmente, quindi tutta questa parte appunto che dicevi più scientifica, più manageriale, imprenditoriale, con questa forma di amore e di passione per la musica? Sai, il percorso è stato abbastanza netto, cioè io studiavo musica e a un certo punto mi sono reso conto che il musicista non sarebbe stata la mia scelta di vita, la mia carriera, cioè sì. Volevo lavorare con la musica e per la musica, soprattutto non con la musica, e fatto liceo scientifico, quindi nella scelta del percorso universitario avevo identificato economia aziendale come l'obiettivo comunque di crescita professionale già applicata al teatro, cioè avevo capito che quello che chiedeva un po' il mondo del lavoro era quella di alcune figure nel campo artistico che avessero comunque una conoscenza dei numeri, che fossero in grado di gestire una dimensione culturale con una visione più imprenditoriale. E quindi la scelta era stata economia aziendale, perché poi se va male comunque è un titolo spendibile anche certo. In altri ambiti. E da lì, insomma, ho fatto parallelamente il percorso col conservatorio e poi li ho messi insieme, eccoci qua. E allora adesso ti chiedo, arriviamo alla domanda più importante, come si gestisce un teatro da dentro, poi dovendo vedere un po' tutto, no? Facendo le varie scelte di direzione artistica, poi toccheremo tutti questi punti nell'arco delle nostre due ore assieme. Però a livello proprio gestionale, che cosa significa essere direttore del Teatro Sociale di Rovigo? Questa domanda va declinata ovviamente in base all'istituzione, nel senso che come in tutte le realtà, più l'istituzione è grande, più il lavoro è ovviamente parcellizzato e quindi i processi decisionali frammentati. Teatro Sociale non siamo in molti, lo sappiamo, siamo 11 persone comprensive di chi lavora in palcoscenico,
Quindi quello che fa il direttore artistico insieme anche alla dirigente di settore è coordinare un po' sia la parte appunto proprio delle scelte, che cartellone si vuole fare, che indirizzi artistici si vuole dare al teatro, ma la scelta nel mio caso è stata anche quella di andare a lavorare sulla macchina produttiva, sulla macchina gestionale, quindi andare ad affrontare una revisione dei processi gestionali di efficientamento per appunto andare a capire se c'erano delle situazioni che potevano essere efficientate e quindi avere delle economie di spesa e quindi di riflesso poi poter aumentare l'offerta, perché alla fine io mi sono formato, la formazione è stata anche un po' di autoimprenditorialità quando abbiamo fondato a Cortina d'Ampezzo la prima stagione multidisciplinare. E lì siamo partiti dal nulla, nel senso il comune ti dava la mano, ti aiutava, però il rischio di impresa era tuo, quindi se sbagliavi due conti i soldi erano i tuoi, certo. E erano pochi. Quindi questo approccio si è tradotto, secondo me, si traduce bene, poi quando vai ad amministrare un bene pubblico, anche in un'attenzione, cioè se io so che voglio fare un determinato progetto e devo avere le risorse, ad andare a scandagliare se come spendo in questo momento è fatto in maniera, cioè spendo in maniera efficiente o ci possono essere delle economie o dei processi più virtuosi. L'attività, insomma, del buon padre, sì, di famiglia, sempre per usare questa figura aulica, sì, che tiriamo fuori quando si raccontano queste cose. E per quanto riguarda la scelta direzionale, quindi quello che dicevi tu, che tipo di impronta è stata data al teatro sociale adesso? Allora, l'impronta parte sempre dalla tradizione, cioè ho voluto studiare quello che era il repertorio che questo teatro, parlo soprattutto per la lirica, che è il cardine, il repertorio più replicato nel corso dell'ultimo secolo, dal 1920, quindi per capire quello che è il gusto principale del pubblico, e qui c'è molta passione, ho visto, per la tragedia di per sé, quindi Butterfly, Bohème, questi titoli che finiscono sempre che lei muore, è meno buffo. E da lì quindi vai a identificare cosa manca magari da molto tempo, o se c'è qualche celebrazione, quest'anno c'era Puccini, quindi cerchi di mettere insieme dei fattori cronologici con dei fattori di domanda, quindi ovviamente nella composizione di un cartellone bisogna tener conto che dobbiamo avere dei titoli di grande richiamo, certo, per poter avere comunque, garantire una partecipazione ampia e quindi avere anche dei risvolti sugli introiti. E poi, siccome la stagione, soprattutto quella di quest'anno, è molto corposa, ci sono stati 8 titoli, ovviamente entra in gioco il fattore culturale, quindi non c'è solo l'intrattenimento. Bene, abbiamo messo la Tosca, abbiamo messo la Boema, abbiamo messo il Don Giovanni. Su cosa possiamo puntare per creare una curiosità regionale o anche nazionale rispetto al nostro teatro? Perché uno degli obiettivi che ci eravamo dati era quello di far parlare del teatro sociale di Rovigo, non solo nel Polesine, a Rovigo, ma anche in ambito, in territorio extra provinciale. Quindi ecco che abbiamo scelto l'innesto, ad esempio, del Pigmalione. Questa operazione è molto molto ricercata, ma ci ha dato veramente grandi soddisfazioni. O Domani, appunto, che debutta al tour con Italia, che è un titolo comunque del grande catalogo rossiniano, ma a Rovigo, sì, mancava 32 anni. E ho trovato 6 teatri che volevano condividere la produzione, e quindi ecco, abbiamo scelto di inserire anche dei titoli magari meno noti, ma che potessero in qualche maniera destare curiosità alla stampa specializzata o al pubblico, quel pubblico di melomani che prende Lombardia, Veneto, Mari, Emilia Romagna, che si spostano in base proprio alla proposta, vedono una cosa che gli piace e la vanno a vedere. Quindi, certo, questo si traduce poi anche in un indotto culturale sul territorio, nel senso che sì, abbiamo gli abbonati, le persone del posto, ma se un ente che produce cultura come Roverella, con le mostre, riesce ad attirare l'interesse anche delle zone extra territoriali, vuol dire che poi queste persone indirettamente contribuiscono anche a un ritorno economico e non solo culturale del territorio. Ci fermiamo ma solo per qualche minuto e poi ritorniamo a parlare anche della collaborazione che c'è tra i vari teatri e tra i vari enti che sul territorio producono fortunatamente ottima cultura. Ed eccoci ritornati in diretta, siamo sempre con Edoardo Bottaccini, stiamo parlando tantissimo del Teatro Sociale di Rovigo, delle varie attività. Ci eravamo lasciati prima parlando anche di questa bella rete che viene a crearsi tra i teatri più importanti o comunque della stessa fascia in Italia, e noi con quanti collaboriamo? Abbiamo un bel panorama di collaborazioni frutto della storia, non è che ognuno di noi quando arriva al teatro cerca di portare il proprio bagaglio di, certo, contatti, però è un teatro che ha sempre lavorato molto con il resto dei teatri di tradizione italiani e lo fa
la cosa bella è che spesso lo fa anche portando le proprie produzioni, l'abbiamo fatto col Barbiere, lo faremo con il Turco, e noi lavoriamo in maniera quasi continuativa proprio con i teatri di Jesi, di Pisa, Ravenna, col Turco andremo anche a Rimini, Novara, Treviso e Padova, e l'anno prossimo si aggiungerà anche Bergamo, quindi insomma veramente c'è un panorama di contatti con il quale si lavora, e questo ci permette anche di realizzare progetti ambiziosi, perché il fatto di essere in una rete permette di avere delle economie di scala, cioè quello che è un costo fisso, c'è un costo variabile, ovviamente se sei da solo lo paghi per intero, se sei in sei lo si divide per sei, e quindi permette di affrontare anche dei repertori, perché il problema anche nella scelta dei titoli è la grandezza che richiede magari dell'orchestra, del numero dei coristi, o sai, il corpo di ballo, e quindi più si è, più si può ambire anche a fare quei titoli magari che tendenzialmente non si rappresentano, proprio perché richiederebbero delle dotazioni economiche molto importanti. Abbiamo in questo momento, stavamo prima, finché ascoltavamo la musica, facendo un po' i conti sui numeri di giornate che sono state effettuate, quindi di eventi che sono stati effettuati nell'arco del 2023, e siamo arrivati a contarne 47. 47 però significa 47 aperture al pubblico. Esatto. Ovviamente c'è il tempo di occupazione del teatro, di tutte le prove, di tutto l'allestimento, che occupa di fatto quasi il 50% dell'anno, e quindi il teatro sociale non dorme mai, mi verrebbe da dire. No, esatto, a volte c'è l'impressione, uno sulla carta legge, l'anno scorso mi pare abbiamo fatto appunto 47 eventi nostri o comunque collegati alla stagione, presentazioni anche di tutto quello che chiamiamo apertura di sipario, poi ci sono gli eventi delle concessioni terze, e sembrano pochi, considerato che un mese ha 25 giornate, 26 lavorative, però magari chi è meno abituato a conoscere il dietro della produzione sa che quando noi produciamo uno spettacolo, di media il palcoscenico viene occupato dai 20 ai 25 giorni. Pensate, il Turco in Italia, che debutta domani, è il primo giorno di montaggio è stato il 28 o il 29 di gennaio, quindi vuol dire che dal 28 al 29 di gennaio fino ad oggi noi non abbiamo potuto ospitare altri appuntamenti, e quindi infatti l'anno scorso 2023 abbiamo occupato circa 144 giorni, 140, occupati 40, contro 40. I 68 nel 2022, che sono veramente molti, considerando che poi agosto comunque è mese di turnazione per le ferie, e poi avendo il laboratorio di costruzione scenografica Santa Apollinare abbiamo anche i periodi in cui costruiamo poi le opere che dobbiamo mettere in scena, e di media anche lì vanno via 15-20 giorni a seconda della grandezza delle scene di lavoro. Quindi ecco, la macchina in realtà non è che abbiamo dei momenti in cui siamo in teatro, ci guardiamo e non sappiamo cosa fare, ma il calendario è veramente molto molto fitto. Analizzavamo proprio che con la stagione questa 23-24 siamo andati a toccare proprio in realtà il limite massimo tra il quale non possiamo, con questo personale, cioè per quei pochi che siamo, garantire poi uno standard adeguato a quello che è la storia del teatro. Pochi ma super reattivi, con una produzione di grande qualità che effettivamente richiama persone da tutta Italia. Il teatro, quando lo si visita, quando si entra e si riesce a partecipare ad una rappresentazione, lo si vede sempre pieno. Diciamo che la campagna di abbonamenti va sempre alla grande, ma poi c'è anche una grande vendita di ticket, che di persone che sono interessate ad un unico spettacolo. Arrivano prevalentemente da qui, da regione, o effettivamente ne arrivano anche da fuori? Allora, il pubblico tra pre-Covid e, come in tutte le cose, e post-Covid è cambiato. Io, studiando proprio i dati per il report che abbiamo presentato, quale fossero 15 giorni fa, e ho visto come fino al 2020... c'era una grossa presenza di abbonati anche alla Lirica. Abbiamo toccato il punto di 571 abbonati su due recite, quindi vuol dire che praticamente più di una sera era piena solo di abbonamenti. Certo. Dopo il Covid, quasi dimezzati, siamo ritornati, l'ultimo dato mi pare sia ai 390 di due recite, questo perché sono cambiate proprio le abitudini. Non penso sia una questione di proposta, perché alla fine dall'anno scorso siamo ritornati a pieno regime, i titoli sono quelli del repertorio, tant'è che se vado a vedere i dati di presenze, poi finale al di là degli abbonamenti, il 2023 ha avuto più presenze in sala del 2020, sebbene gli abbonati fossero maggiori. Certo. Sintomo di, come dici tu, che la gente tende
adesso ad acquistare il biglietto, di decidere un po' all'ultimo. Chiaro. Che cosa fare, si abbonano gli storici, uh-huh. Poi preferiscono essere libere perché magari preferiscono la domenica al posto del venerdì, vado a farmi la scampagnata, ma la gente vuole essere meno forse organizzata. E quello che è il pubblico poi noi lo vediamo, perché di solito è la prima, è sempre leggermente più capiente, quei 10-15 sono pochi presenze in più rispetto alla domenica. Quando invece la domenica è più piena, è il caso del Turco in Italia, ad esempio, la lettura che ne diamo, ovviamente non ho lo studio dettagliato, ma dal sentore che ho, è che attiri pubblico in esterna, perché certo. Venire il venerdì sera vuol dire che tu dopo devi dormire, sì. Invece la domenica, che è pomeridiana alle 4, permette poi a chi abita magari nelle province o comunque certo. Nelle regioni vicine di rientrare. Questo l'ho percepito, esatto, mm-hmm. Girando anche da alcuni teatri, da colleghi, sono andato a vedere delle opere, ho trovato dei nostri aficionados che mi ha detto che venivano la domenica proprio per rientrare. O questo lo vedi anche con i giornalisti, proprio sul Turco vedo che la domenica è molto attesa, proprio anche della stampa nazionale, perché ovviamente possono avvenire con più facilità. Certo, ci si muove meglio e il vincolo ormai non piace più a nessuno, forse proprio perché la memoria del Covid ci ha portato a non apprezzarlo. Prima parlavi del laboratorio di scenografico, lo definisco così, poi mi direi tu il termine corretto. Voi avete anche una sartoria, quindi tutto quello che noi vediamo all'interno del teatro sociale, quando ci sono le rappresentazioni, vengono prodotte ex novo da voi o c'è anche qualcosa che arriva da fuori? Allora, tendenzialmente per quello che riguarda la parte scenografica, laddove le produzioni sono nostre, quindi che partono dal Teatro Sociale di Rovigo, uno delle clausole che io metto sempre con i partner è che sia il Teatro Sociale a costruire le scenografie, ovviamente nel limite delle tecnologie richieste, nel senso che se mi viene chiesto un LED wall lo vado a comprare. Certo. Noi in laboratorio lavoriamo il ferro, lavoriamo tutto ciò che riguarda il legno, la decorazione su tutti i tipi, non abbiamo più la pittura tradizionale che è sorpassata e richiede anche delle professionalità che stanno sparendo. Certo. E quindi tendenzialmente sì, però ad esempio se penso alla Bohème, che c'era questa struttura che era un'impalcatura, sostanzialmente quella è stata noleggiata. Il Turco, la Tosca, sono state realizzate interamente da noi, Don Giovanni, Gianni Schicchi. E la sartoria è un progetto che abbiamo riavviato proprio quest'anno, era stata chiusa nel 2017 con il pensionamento di Mirella, la storica sarta, poi per una questione anche economica, perché alla fine avere i laboratori in casa non è sempre più conveniente che andare all'esterno, lo è conveniente quando io utilizzo il mio personale e quindi vado ad ammortizzare un costo fisso, ma nel caso delle sartorie ad esempio, in cui devo chiamarle, le sarte le pago a giornata, ovviamente il costo sarà maggiore rispetto ad andare a un'azienda, però qui entra in gioco un fattore di dimensione artigiana, di valorizzazione poi delle competenze del personale. E quindi con la Camera di Commercio dall'anno scorso avevamo riavviato proprio l'idea di sostenere un progetto mirato sui laboratori, sull'artigianalità e la professionalità del territorio. Quindi abbiamo riaperto, il Pigmalione è stato interamente realizzato dalle nostre sarte, alcuni costumi del Turco e alcuni costumi del Don Giovanni. Quindi sulla sartoria non prendiamo l'interezza dei costumi a noleggio, cerchiamo laddove è possibile di sfruttare anche i nostri laboratori. Ci fermiamo ancora qualche istante, voi continuate a rimanere con noi perché io tra pochissimo chiederò ad Edoardo se il teatro può essere effettivamente un laboratorio anche e soprattutto per le opportunità lavorative offerte ai giovani. State con noi. Studio. Edoardo, io sono curiosissima su una cosa. Allora, noi vediamo delle scenografie meravigliose, dei costumi meravigliosi, li vediamo sul palcoscenico, poi però nel momento in cui finisce la stagione questi corrono il rischio di diventare vetusti, quindi di fatto di essere buttati al macero. Voi come vi comportate? Allora, la strategia di un po' tutti i teatri ovviamente non è quella, ovviamente fatta l'opera si butta via l'allestimento. Ovviamente a Santa Polinare, oltre a avere i laboratori di costruzione, abbiamo anche il nostro deposito delle scene, in cui noi stiviamo scene e costumi. Questo per due motivi. Uno, lo spettacolo potrebbe essere ripreso, quindi esserci un teatro che mai l'ha visto quest'anno e gli piace, mi dice, ma fra 2 anni vorrei programmarlo, mi puoi noleggiare le scenografie? Quindi diventano uno strumento di fonte di finanziamento alternativo. L'altra alternativa è le teniamo, non le vuole nessuno, però noi potremmo scegliere
di rimetterla in scena fra 10 anni. Ad esempio, la Ida del maestro Stefanutti mi pare debuttò nei primi anni 2000, ma poi nel 2012-2010 venne ripresa, come la Tosca che abbiamo fatto qui a settembre, era andata in scena nel 2010 a Rimini e avevamo noi le scene, quindi ce l'hai già, è un costo in meno, la sistemi, la adatti e la metti in scena. L'ultima opzione, non ti servono più, ce l'hai già da un sacco di tempo, non le hai più riprese, le converti. Capita, e questa è una capacità dei nostri tecnici, di riutilizzare le scene, quindi magari cambiano colore, le ritagli, e quindi hai già dei materiali che ricicli e quindi tornano ad avere vita, e quindi cerchi di creare un'economia circolare. Quindi siamo green, super green. Cerchiamo di essere super green anche noi. Dai che torniamo fra qualche secondo su questo tema. Ed eccoci quindi rientrati in studio, iniziamo la nostra seconda ora insieme. La prima l'abbiamo già archiviata raccontando un sacco di cose, però mi interessava continuare per pochi minuti solamente la questione relativa al mondo del green, perché poi in questa seconda ora, Edoardo, te lo anticipo anche ai nostri radioascoltatori, andremo a parlare proprio delle opportunità che il teatro offre ai giovani, sia come attività di stage, sia per imparare un lavoro che magari tante volte uno non sa nemmeno esistere, ma potrebbe rappresentare la svolta della vita. E poi andremo a parlare in maniera un po' più dettagliata della stagione teatrale, partendo proprio dallo spettacolo che questa sera presenterà al pubblico la mostra di Toulouse-Lautrec, che verrà ospitata a Palazzo Roverella fino al 24 di giugno. Quindi tante, tante cose da continuare a raccontare nella prossima ora assieme. 2 minuti invece per quanto riguarda la questione del green, quindi voi recuperate il più possibile delle scenografie e dei costumi per impattare il meno possibile, sicuramente sotto il profilo economico, ma anche per un'ottica ecosostenibile. Sì, nei costumi più che recuperarli, diciamo che quando andiamo a proporre un nuovo allestimento invitiamo il team creativo a passare in sartoria in modo tale da vedere le camicie, gli elementi neutri ovviamente che possono essere, certo, riutilizzare, chiamiamo gli utensili comuni, poi ovviamente quello che è specifico viene rifatto. Le scene invece è più facile perché magari c'è una scatola che è di un colore, quegli stessi pannelli che compongono la scatola possono essere rimontati, tanto è legno, lo tagli, lo incolli, come vuoi, quindi lo dipingi e da un Otello può diventare un tour con Italia, appunto. Quindi è un modo anche per, considerando quello che costa oggi la materia prima, soprattutto il legno, il ferro, che sono gli elementi cardini della costruzione scenografica, con l'impegno dei prezzi che c'è stato, proprio l'impegno è stato tanto, esatto, quello che hanno fatto i contribuenti per riuscire a conquistarli, esatto, dei prezzi. Cerchiamo ovviamente di dar vita sempre in maniera continuativa alle scenografie, appunto, come dicevo, soprattutto quelle che sappiamo già che non utilizzeremo o che sono parte di scenografie che non abbiamo più. Grazie Edoardo, allora continuate a rimanere con noi, tra qualche istante ci rituffiamo nella cultura e nel teatro e andremo a parlare di tutto ciò che vi ho detto prima. E rientriamo quindi alle 14.15 di questo uggioso, purtroppo, giovedì 22 febbraio in compagnia di Edoardo Bottacin, che però ci sta raccontando delle cose meravigliose e ci sta facendo assaporare la realtà del teatro vista dall'interno, quindi come questa gigantesca piazza che continua a brulicare di idee, di lavori, di passioni e di grande attività, di grande fermento. Quanti giovani ci sono in questo momento che lavorano all'interno del teatro e che stanno trovando magari anche una loro strada grazie ai vostri stage, grazie ai tirocini, alle possibilità che vengono offerte? Allora, il nostro teatro in questo momento ospita un tirocinio, anzi appena finito un tirocinio dell'Università Ca' Foscari, di una studentessa di economia e gestione delle arti, della laurea magistrale che avevo fatto pure io, e quindi c'è rimasto una connessione. Abbiamo avuto poi nell'autunno, inverno, una studentessa che arrivava dall'Accademia del Teatro La Scala di Milano, dal Politecnico, con il Master di Performing Arts Management. E poi abbiamo un tirocinio retribuito in palcoscenico di una nostra concittadina, Rosa, che ha studiato in Accademia delle Belle Arti a Venezia e quindi si sta formando, speriamo possa continuare ad essere poi un membro della nostra piccola squadra per il palcoscenico come costruttrice, quindi scenografa e macchinista,
Ecco, noi cerchiamo di sempre di avere dei rapporti con le scuole. Milena Dolcetto, per la parte di teatro ragazzi, da anni offre anche poi la possibilità di alcuni PCTO, i progetti di stage delle scuole superiori, nel periodo magari di giugno. Abbiamo dei ragazzi che vengono, ci danno una mano con appunto il teatro ragazzi, oppure la gestione dell'archivio, perché ogni fine stagione, certo, bisogna archiviare per lasciare traccia poi del patrimonio, certo, storico del teatro. Quindi è un teatro che è sempre aperto e cerca di incentivare la partecipazione su tutti i fronti. È un teatro anche giovane, abbiamo la fortuna, si parlava di giovani, io ne ho 27, la nostra responsabile amministrativa ne ha 29, mi pare, quindi c'è, è un team molto giovane, molto anche di giovane, tutti i colleghi, certo, quindi siamo tutti giovani in teatro, e questa sì, è una di quelle cose veramente molto belle della nostra istituzione, perché quando c'è un animo giovane, ma non anagrafico, mentale, e c'è anche capacità di problem solving e di adattamento, cioè uno dà un'idea e ognuno la declina e cerca di ottimizzarla al meglio. Questa forse è quello che permette a 7 persone di mandare avanti un teatro di tradizione con, come quest'anno, con 8 opere in cartellone, che possiamo veramente metterci la spilletta al petto, non perché l'ho programmata io, ma insomma è una stagione così, non si vedeva da 20 anni, e è frutto della concertazione di tanti attori, non solo interni ma anche esterni. Quindi teatro c'è, teatro cerca giovani, anzi io proprio caldeggio sempre, perché è un problema territoriale della regione, ma più in generale è un problema nazionale, cioè quello di formare queste professionalità, perché le professionalità, soprattutto quelle del palcoscenico, elettricisti, macchinisti, attrezzisti, decoratori, sarti, non si studiano sui libri, cioè c'è bisogno di tempo perché si tramandi il sapere, certo, il teatro non è scritto, e ci vuole tempo per formarle, bisogna ripristinare i corsi di formazione, altrimenti noi abbiamo bisogno di personale, c'è più domanda che offerta, quindi poi si traduce anche in un risvolto economico, per cui ovviamente le poche persone che rimangono per avvenire si possono permettere di chiedere giustamente l'importo che meglio ritengono opportuno per venire a Rovigo, magari rispetto a una proposta da un'altra parte, e questo ovviamente poi crea delle difficoltà per poter programmare la stagione. Quindi è un obiettivo che ci siamo posti, è un obiettivo che sto caldeggiando con i miei colleghi degli altri teatri della regione, ma anche con la parte poi politica, che ha il settore istruzione della regione, non solo, di riaprire. Rovigo è stato per anni uno dei centri di formazione per personale specializzato avendo il laboratorio, perché ce n'è bisogno. Certo, quindi tu da giovane che vivi il teatro lo consiglieresti ai tuoi coetanei, o comunque anche magari a chi è più giovane e che vuole iniziare un'attività che non sia magari totalmente digitale, ma che preveda anche una certa manualità, una certa creatività? Sì, io lo consiglio sempre. Intanto il teatro poi non è vero che non possa avere un risvolto digital, anzi. Nel senso, il digital inteso come parte integrante, lo è già parte della comunicazione ordinaria, non straordinaria, di ogni istituzione, e quindi c'è tutto questo, offre una quantità di spunti per il digital strepitoso, certo, cioè quanti contenuti si possono creare nel palcoscenico con cose che si muovono, pezzi di legno che diventano una scultura, trucco parrucco, la sartoria. Quindi io lo consiglio, ma la nostra missione penso è quella non tanto di portare, non solo di portare i ragazzi a teatro, e su questo siamo veramente strepitosi, c'è un lavoro di oltre 40 anni con i laboratori, ma noi dobbiamo essere in grado di fargli apprezzare delle curiosità del teatro, perché non è solo vedendo l'opera che si innamora, perché quello è il contenuto, certo, ma è vedere come la creano l'opera. Allora lì magari nasce la curiosità di un mestiere che magari non conosci, o per cui potresti essere interessato, e connetti che la caffettiera gialla in scena magari era la Bialetti di casa, ma che non esiste gialla, e c'è una persona che l'ha verniciata o l'ha trasformata, certo, e questo dobbiamo fare noi, farli innamorare. Cioè io mi sono innamorato così, vedendo quello che succedeva, detto, parlando con le persone, e allora capisci che forse è un posto dove si vive con piacere anche. Sì, non è una scatola polverosa come di solito può essere vista e descritta, ma anzi è un luogo veramente estremamente attivo e reattivo, che permette al nostro cervello e alla nostra mente di continuare a viaggiare, di arricchirsi continuamente e di creare anche, proprio di proporre e di vedere poi creato quello che si fa. Una grande magia. Tu da quant'è che mi hai detto che frequenti il teatro? Io ho cominciato, era il 2013, quindi avevo 16 anni. Ecco. Quindi non prestissimo però, perché no, c'è chi viene buttato dentro a
5 anni, non è stato da subito, appunto, però poi ne sono rimasto folgorato, quindi sono entrato e ho tentato, ho avuto la fortuna, dico sempre, di trovare una persona in particolare, che Cinzia Andreoni, che è l'attuale direttore di produzione del Teatro di Piacenza, ma era il segretario artistico del Teatro Comunale di Treviso, che ha intravisto qualche capacità. Che bello. E quindi mi ha fatto fare un tirocinio, mi ha spinto e mi ha sempre, siamo sempre, infatti è la mia madre lavorativa, come certo. Dico sempre, c'è questo rapporto veramente fortissimo, ha intravisto in me qualcosa, mi ha fatto proprio assaporare, ha fatto il corista, la comparsa, ho suonato in orchestra, ho fatto un po' di tutto, e questo non perché facendo tutto dovevi esserci, quanto per farti assaporare quello che avviene dietro, perché sapeva che io volevo, cioè la mia ambizione era fare quello che faccio certo. Ora. E lei mi ha sempre detto, impara tutto, ma non prima perché devi farlo, certo. Ma perché questo ti permette, quando poi dovrai prendere la decisione, di analizzare il problema con gli occhi di chi poi deve affrontarlo. Sai già cosa devi, esatto. Cosa devi e fare. E quindi ho avuto, riconosco veramente questa fortuna, e poi l'ho assaporato. Con queste splendide parole invitiamo quindi i ragazzi a frequentare il teatro, le famiglie a portare i giovani a teatro e a cercare di raccontarlo il più possibile, appunto, sotto un punto di vista moderno e contemporaneo, e non solo come quello che è, insomma, la tanti polverosa possono... Traviata. Esattamente, ecco. Per quanto meravigliosa anche la Traviata. Ci fermiamo ancora qualche istante, continuate a seguirci, poi andremo effettivamente a parlare della stagione teatrale e dello spettacolo di questa sera. Ed eccoci quindi tornati in diretta e iniziamo ad approfondire proprio il tema della stagione del teatro sociale, quindi andiamo dalla lirica alla prosa, c'è addirittura il musical, quindi avete fatto un potpourri incredibile per riuscire ad accontentare un po' i gusti di tutti. Prossimi spettacoli in cartellone, giusto per raccontare le prossime settimane? Dicevi, abbiamo fatto un cartellone, più cartelloni anzi, certo. Per andare incontro a tutti i pubblici, quindi prosa, danza, musical, lirica, concertistica, teatro ragazzi e poi il jazz che abbiamo presentato proprio la settimana scorsa, abbiamo avuto il sassofonista dei Blues Brothers che ha inaugurato la stagione martedì scorso. Prossimi appuntamenti sono appunto il debutto della nuova produzione del tour con Italia, domani, venerdì 23 e domenica 25. Abbiamo a seguire il musical Grease, il 5 e il 6 marzo. Abbiamo il 9 marzo ritorno alla concertistica con Arkady Vorodos, che è uno dei più rinomati pianisti a livello veramente mondiale, una stella del pianismo veramente sublime, e quindi qui che abbiamo anche un conservatorio con un master di specializzazione biennio di sì. Pianoforte, insomma io invito sempre a partecipare, anche perché la politica della stagione concertistica è stata quella di avere dei prezzi veramente, praticamente il biglietto non dico che è regalato, ma quasi, proprio perché riaprire una stagione, io sono che comunque il biglietto deve esserci, non deve essere gratuito, c'è cioè chi sposa la politica del gratuito per incentivare la partecipazione, invece vuol dire svendere il proprio prodotto, noi l'abbiamo resa accessibile, quindi ecco, partecipate numerosi. E poi la prosa, c'è cioè Cyrano de Bergerac, mi pare sia il 17 di marzo, e Ottavia Piccolo il 27 con Cosa Nostra raccontata ai bambini, quindi diciamo che la programmazione è fitta, perché poi va avanti, c'è tutto aprile ancora, certo. Con prosa, lirica e concerti, quindi non perdetevi nella maniera più assoluta la programmazione del teatro. Se una persona non sapesse dove andare a recuperare tutte quante queste date? Le possibilità sono due, passa in tre, anzi in botteghino, trova il libretto della stagione, va sul sito del Teatro Sociale, su Google scrivi Teatro Sociale Rovigo, il primo risultato è il nostro sito con tutto il calendario, oppure segui i canali social di Instagram e Facebook Teatro Sociale di Rovigo. E adesso invece veniamo a questo grande debutto della mostra di Toulouse-Lautrec, che verrà appunto presentata questa sera in Teatro Sociale alle ore 18 e dopodiché aprirà da domani i battenti al pubblico, rimanendo visitabile fino al 24 di giugno. Una mostra incredibile, ormai veramente la Fondazione Cariparo ci ha abituato al bello e ci ha abituato anche ad entrare a teatro e a vedere queste sorta di manifestazioni, di rappresentazioni teatrali che anticipano e iniziano a raccontare il protagonista poi delle loro mostre vista su diverse angolazioni. Abbiamo avuto Renoir con questo meraviglioso viaggio in Italia che è stato raccontato da un prestigioso attore che
nei panni di Renoir ci raccontava che cosa aveva visto in Italia e perché si era così tanto innamorato della nostra splendida terra. Poi abbiamo visto Tina Modotti con questo splendido concerto jazz che ha effettivamente coinvolto tutti, e questa sera invece non svegliamo niente, ma insomma ci saranno delle cose molto belle per iniziare a raccontare un po' di più la vita e la personalità di Toulouse-Lautrec. Lui era di fatto il primo pubblicitario della storia dell'umanità, perché è stato colui che ha reso il manifesto pubblicitario qualcosa di bello, di fruibile e di artistico anche, no? E, vita molto particolare, insomma, un po' un ribelle, mi verrebbe quasi da definirlo, no? Toulouse-Lautrec, con delle grandissime predisposizioni artistiche. Inizia a scrivere e a disegnare da quando è un bambino in fasce, e dopodiché non abbandonerà mai questa cosa per trasformarla poi di fatto nella sua vera attività professionale. Tutto questo per introdurre il tema delle sinergie che si vengono a creare sul territorio, quindi teatro sociale comune, quindi in questo caso insieme alla Fondazione Cariparo, che cercano di fare il più possibile per una cittadina che merita di essere valorizzata e di avere un richiamo e un respiro anche internazionale. Fondazione Cariparo, appunto, è uno dei cardini dei partner del teatro sociale, lo è per la programmazione, tutto quello che è il teatro ragazzi, che citavamo prima, le anteprime della lirica, ma soprattutto i laboratori in laboratorio, il laboratorio di trucco parrucco, di costruzione di scene per scuole, spettacoli per bambini, tutto quello che è formazione del pubblico del domani. È un progetto cresciuto proprio con la Fondazione Cariparo da tantissimi anni, e che oggi appunto identifica l'intervento primario della Fondazione, che poi in realtà, oltre a sostenere l'attività artistica, come valorizza e restaura beni mobili o immobili, ovviamente contribuisce anche al teatro sociale. In particolare, ricordiamo, finalmente abbiamo un impianto di trattamento aria, quindi riscaldamento, ma anche soprattutto aria condizionata per l'estate in tutta la sala e nel ridotto, che ne permette quindi una fruizione tutto l'anno. E stiamo lavorando poi in maniera attiva, speriamo da quest'estate, per il restauro di tutta la zona dei camerini, grazie a un contributo straordinario della Fondazione. Quindi partner che non solo contribuiscono alla vita artistica del teatro, ma anche proprio al mantenimento della storia. Ma la Fondazione appunto ne è solo uno dei tanti partner. Ovviamente, giusto per chiudere il filo, la volontà della Fondazione di presentare la mostra a teatro è anche un modo per far dialogare la città con quelle che sono le sue iniziative. Noi ovviamente non possiamo che accoglierla, e lo facciamo sempre con grande gioia, perché è un modo anche per mettere in mostra il nostro teatro, che proprio nella sua programmazione cerca anche, quest'anno siamo andati lunghi con la programmazione perché chiudiamo il 15 di maggio, di incontrare anche dei weekend magari della primavera, in cui sappiamo il pubblico, degli amanti dell'arte che vengono a Rovigo Mare a farsi weekend, che possono magari trovare delle proposte anche culturali in teatro. Questo l'emblema è stato l'anno scorso, che c'era questa opera sconosciuta realizzata col conservatorio, la prova di un'opera seria di Francesco Gnecco, non mi ricordo che mese fosse, però era durante la mostra di Renoir, e c'è stato un pubblico di 15 turisti che erano qui per Renoir, che sono passati in teatro chiedendo se c'era qualcosa, e qualunque cosa fosse l'avrebbero presa, e hanno preso la prova di un'opera seria. Quindi il fatto che ci fosse qualcosa a teatro è stato un elemento in più per far vivere Rovigo, e proprio da questo input abbiamo cercato di allungare quella che è la destagionalizzazione nelle località turistiche. Noi l'abbiamo applicata anche al nostro ambiente, in modo da accompagnare l'offerta artistica, intesa nella declinazione proprio della pittura o della carriera di Lautrec, con quella che è la declinazione culturale. Ma dicevo appunto, le collaborazioni sono tante col territorio, quindi oltre alla Fondazione Cariparo abbiamo la Fondazione Banca del Monte, abbiamo poi avuto una campagna di fundraising veramente molto stimolante, direi così, perché abbiamo accolto le principali realtà della città, penso a LNG, penso a IRSAP, penso alla Camera di Commercio, penso a SM, sicuramente ne dimentico qualcuno, quindi le mie gaffe sono constatate, ma ne stiamo accogliendo altri. Questo è un po' sintomo anche che noi abbiamo aperto le porte, esatto, del teatro. Abbiamo fatto, quando abbiamo presentato la stagione con la parata alla Piazza Vittorio Emanuele, a simboleggiare proprio che si entrava tutti a teatro,
e la città ha risposto. Certo, penso a Banca Veneto Centrale, che appunto ha promosso la riapertura della stagione del jazz, e poi ci sono i partner culturali, quindi la Fenice, certo, cioè il Teatro Stabile del Veneto, tutti i teatri che collaboriamo, le varie orchestre, Padova, la Toscanini, la Filarmonia. Quindi ecco, c'è molta vitalità intorno al teatro, perché abbiamo voluto proprio costruire una stagione che portasse il meglio del territorio, ma poi a me piace uscire dall'idea del campanilismo, nel senso che spesso vige l'idea per cui devono lavorare solo le persone di qua, inteso non come Rovigo, nel senso di, certo, di qualunque posto tu sei, bisogna far lavorare solo le persone di, certo, qua. Invece io dico, deve lavorare il meglio di qua, ma deve essere posto in competizione con quello che c'è fuori, quindi dare degli stimoli del, certo, meglio. Se io posso avere delle occasioni internazionali in tappa unica, da noi averle, perché questo crea della competitività anche col territorio, nel senso che chi c'è qua, tanto magari prova a guardare cosa fanno, esatto, fuori, aumenta, e sì, anche e la sì, poi si tara anche sull'offerta, certo, se no crei un monopolio, esatto, e invece l'arte, la cultura deve sempre essere stimolata a crescere, essere vitale. Quindi su queste idee abbiamo creato le collaborazioni anche extra regionali, proprio per avere un teatro che sia anche, che incuriosisca anche, certo, anche non solo chi abita a Rovigo. Grazie molto Edoardo, continuate a seguirci perché tra pochino abbiamo l'ultima domanda che come sempre facciamo ai nostri ospiti. Radio. Ed eccoci quindi per gli ultimi minuti assieme ad Edoardo Bottacin, che ringrazio davvero per averci raccontato il teatro sotto un occhio completamente diverso, giovane, moderno, contemporaneo, e per averci fatto capire quante cose ci sono dietro e dentro ad un teatro che ci permettono poi di ammirare tutta la bellezza che quando entriamo in sala riusciamo a fruire. Io come sempre, quando ci ho gli ospiti insieme a me, chiudo con una domanda di rito. Io provo a fartela, ma tanto è già scontata la risposta, quindi probabilmente te ne farò un'altra, adesso vediamo come va. Allora, la prima domanda, quella di rito, è: se tu non avessi fatto tutto ciò che hai fatto nella tua vita, quindi di fatto entrare nel mondo della cultura teatrale e immergerti appieno in tutto questo, diventando poi direttore del teatro sociale, che cosa ti sarebbe piaciuto fare? L'altra strada, che non è stata caldeggiata la mia famiglia, e premetto, mia famiglia non ha mai messo veti, questa è una cosa che io ringrazierò sempre, l'importante era che facessi qualcosa, certo, e io volevo andare a fare l'alberghiero. Oh. Una famiglia, mia mamma che lavora nella ristorazione, è una caffetteria da 30 anni, e a me piace comunque cucinare, volevo andare all'alberghiero, e lì è stata l'unica volta in cui lei però mi ha detto: guarda che è una vita sacrificata, se vuoi andare ad ampi livelli c'è tutta la vita per imparare a cucinare. Poi sono andato in teatro e feste non ce ne sono, weekend non ce ne sono, quindi non è andata tanto peggio, ecco, tanto meglio. Ad averlo saputo, dice, a quel punto lì. Però sei molto soddisfatto. Rifarei tutto. Posso immaginare. E allora su questo bellissimo invito anche alle giovani generazioni a buttarsi in qualcosa di creativo, di nuovo, che magari non è consolidato e usualmente riconosciuto come un'attività lavorativa da fare, ma che comporta un certo tipo di impegno, insomma, vi salutiamo. Prima però, come sempre, vi ricordo che questa trasmissione andrà in replica anche domenica dalle 8 alle 10 del mattino, e tra qualche minuto invece uscirà su tutti i nostri canali social anche con il supporto video, così vedrete questi due visi sorridentissimi e solari che portano un po' di luce e di gioia in questa città un po' grigetta. Però insomma, ti ringrazio tanto Edoardo. Grazie a te e grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie appunto a tutti quelli che ci hanno ascoltato, grazie ad Andrea in regia, e arrivederci come sempre per la prossima puntata di Eccellenti a giovedì prossimo.